Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di marzo, il mese che è dedicato a San Giuseppe. Durante questo mese vogliamo dunque onorare questo grande santo che è il padre putativo di Gesù e lo sposo virginale dell'Immacolata. La meditazione di oggi riguarda l'esempio di Gesù. Tutta la vita di Gesù è un esempio perfetto proposto alla nostra imitazione. Oggi vogliamo vedere l'esempio che egli ci ha lasciato riguardo al dovere di imitarlo in ciò che riguarda l'onore di San Giuseppe. Egli è stato il primo a onorare San Giuseppe. Gesù gli obbedì sempre come figlio rispettosissimo. L'Evangelista Luca, descrivendo la vita di Gesù dai 12 ai 30 anni, la riassume in queste sole parole: stava loro sottomesso. Parole misteriose che ci danno una grande lezione. Sicuramente Gesù in quegli anni di vita nascosta ha compiuto tante azioni degne di nota, ma San Luca riassume tutto in queste sole parole: stava loro sottomesso. La più lunga parte della sua vita Gesù la passò ad obbedire a San Giuseppe e alla Madonna. Questa era la sua unica occupazione, fare il loro volere. Questa è stata l'occupazione più degna, più gloriosa e più divina. San Luigi di Monforte scrive nel suo Trattato della vera devozione che Gesù diede gloria al Padre suo in quegli anni di vita nascosta più di quella che gli avrebbe dato compiendo miracoli e convertendo il mondo intero. Entriamo anche noi nella casetta di Nazareth per imparare una così bella lezione. Gli angeli del cielo miravano attentamente gli ossequi di obbedienza prestata da Gesù a San Giuseppe. Di questa obbedienza di Gesù a San Giuseppe parlava così la Madonna stessa, Santa Brigida. Il mio figlio era così obbediente che appena usciva di bocca a San Giuseppe conviene fare questa o quell'altra cosa, Gesù subito la faceva. Gesù era sempre pronto ai cenni di San Giuseppe. Sull'esempio di Gesù cresciamo anche noi nella devozione a questo grande santo. Viviamo anche noi in qualche modo sottomessi a lui, offrendogli l'ossequio della nostra devozione. Facciamo bene questo mese di marzo in suo onore. Offriamogli questo mese e affidiamoci alla sua custodia e protezione. Come Gesù, anche noi onoriamo San Giuseppe. Lo onoriamo conoscendolo maggiormente e lo conosceremo maggiormente leggendo quello che i santi hanno scritto di lui. Molto bella è la vita di San Giuseppe, scritta dalla serva di Dio Maria Cecilia Bai, una mistica che ebbe il dono di conoscere la vita di questo gran santo. Lo onoreremo se offriremo a lui qualche pratica di devozione, con fede e perseveranza. Una bellissima pratica in questo mese di marzo è ad esempio il manto di San Giuseppe. Lo onoreremo offrendogli qualche piccolo fioretto, qualche piccola mortificazione. L'importante è che sia costante e fatta con il cuore. Lo onoreremo se anche noi sul suo esempio serviremo Gesù e Maria e lavoreremo per la loro gloria. Lo onoreremo se anche noi lo pregheremo con fiducia e ricorreremo a lui come a Padre premuroso. Infine, lo onoreremo se lo imiteremo nelle sue virtù, in modo particolare nel silenzio e nella preghiera. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera a San Giuseppe e con la benedizione. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando.
O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.